Benvenuti a tutti. Noi siamo semplicemente un gruppo di amici che appassionati di gioco di ruolo e stasera giocheremo a D&D. Prima di tuffarci subito in questa lunghissima sessione di gioco di ruolo, volevamo dirvi che sono usciti due interessanti quattro chiacchiere su YouTube. Uno fatto con Omar della Tana dell'Occhio e uno con Francesco Lancia di Radio DJ. Quindi andate lì a recuperare, subscribe, like, commentate, fate tutto. Abbiamo avuto il nostro primo hater. Grandissimo, grazie. Se ci stai guardando, grazie. Ti prego, aspettaci. Perché purtroppo io veramente non ho capito quello che hai scritto, cioè io volevo capire sul modo di fare cultura, voglio capire, ma non sì. Sono no, insultateci ma in italiano, bene, era in italiano, e soprattutto poi non cancellate i commenti e non cancellate i commenti, quello è importante più che altro, quello è importante, non cancellate i commenti, offendeteci e fatelo fino in fondo, così almeno potremmo dire di avere anche noi qualche hater. Quindi ora, progetto di ruolo, vogliamo te. Sì. Progetto di ruolo GDR. Sì, ma ora, visto che è già tardissimo e sono le 10:10, quindi via con la sigla. Eccoci tornati. Eccoci tornati. E ora, allora, intanto, prima di farci subito, grazie al nostro sponsor, come al solito l'agenzia Dedalo, che prima o poi forse ci tornerà a pagare. Secondo me dopo l'ultima non ce la perdona più. Però adesso torniamo a noi e tuffiamoci nell'episodio. Facciamo come al solito un mini riassuntino molto veloce. Doppio mini. Arrivati al drappo grigio, il gruppo ha capito che ancora una volta gli abitanti di Bruma avevano perso la memoria di quanto accaduto il giorno prima e hanno solo mostrato un po' di confusione riguardo agli eventi, per poi metterci velocemente una pietra sopra, tant'è che il gruppo ha deciso di fare colazione come se nulla fosse e di saldare il conto a Olren delle loro stanze e partire. Prima però hanno provato a far visita a Faelar e a convincerla di andare via. Faelar è la tiefling studiosa del villaggio. Lei però si è dimostrata un po' scettica su questa necessità impellente di una partenza in tutta fretta e quindi ha deciso di non seguire il gruppo. Dopo un ultimo avviso, soprattutto di Falco, gli avventurieri hanno deciso di partire e di lasciarla a Bruma. La loro destinazione è la X sulla mappa trovata nella cripta dell'incappucciato a Bruma. In questa X, che è la collina delle anime perdute, sperano di trovare informazioni ulteriori su quanto sta accadendo. Durante le notti in accampamento, quindi durante il viaggio, il gruppo si è aperto un po', ormai lontano dalla cappa della nebbia di Bruma, finalmente hanno viaggiato nelle pianure e nelle lontane colline in un'atmosfera, anzi, anche con un bel tempo. Bash e Valen hanno parlato dei loro progetti da inventori, Dalia del suo monastero e Falco, seppur sempre con aria misteriosa e a tratti burbera, ha lasciato intendere qualcosa sul suo passato nel profondo buio o Underdark. Durante il primo giorno di viaggio gli avventurieri hanno avuto un incontro però ravvicinato con alcuni gnoll che sono riusciti a superare senza colpo ferire. E durante il terzo giorno, quando dai limiti delle lontane colline sono passati più nel profondo del bosco, nel bosco disteso appunto, che hanno incontrato un enorme albero vivente in una radura attorniata da alti e sempreverdi alberi antichi. L'albero si è mosso voltando i suoi enormi tronchi che gli fanno da gambe e da braccia e le sue fronde verso il gruppo e gli ha chiesto che cosa ci facciate nella foresta e quindi che cosa vogliate, e ha praticamente in questa radura, muovendosi, ha spazzato via tutte le foglie secche. Sei mutato, Francesco? Esatto. Salve. Noi stiamo in viaggio verso nord-est. Siamo solo di passaggio qui. Perdonaci se ti abbiamo disturbato.
Nessun problema, piccoli germogli. Avvicinatevi, avvicinatevi. Io resto fermo dove sono. Un po' io mi avvicino. Cagato. Con cautela, Dalia. Piano, sei pronta a scattare. Brava del Dalia, vai. Vai, salve, Dalia. Signor Albero. È un piacere conoscerla. Salve, piccolo germoglio. Il mio nome è Barbamossa. Qual è il tuo? Io mi chiamo Dalia. È un piacere, Dalia. E voi? Piacere, io sono Valen. Io sono Falco. Io sono Bash, un amico. Amico? Amico di chi? Tuo? Vedremo. Volevamo solo passare, siamo solo di passaggio. Quindi per voi il bosco è un luogo di passaggio? No, non è solo un luogo di passaggio, ma al momento questa è la nostra strada. Vi chiedo di passare qualche minuto insieme. Sedete, se volete. Io resto in piedi. Guardo gli altri, guardo Dalia e faccio per sedermi, sempre piano piano, con molta attenzione. Io anche mi siedo. Tanto io sono alto come loro da seduti, quindi... Anche più basso. Mi pare di notare una scintilla di paura o di timore nei vostri occhi. No, nei miei sicuramente no. Cucciola di radice. Com'è che ti ha chiamato? Cucciola di radice. Di radice. Radice. Tu sei da solo qui? O ci sono altri? Suppongo sia la prima volta che incontrate un guardiano del bosco. Sì, per me è la prima volta. Sì, io sono il guardiano delle fronde ad est. Quindi suppongo ci siano altri a nord, ovest e sud? Complimenti, germoglio incerto. Germoglio incerto. Noi siamo germoglio incerto, cucciolo di radice. Ho capito anche il tuo animo, piccolo. Giovane rampicante. Io guardo Falco. Ma ce l'ha con te? No, ce l'ho proprio con te. Sì, con te. Com'è la foresta ultimamente? Rigogliosa, accogliente come sempre. Non hai notato nulla di strano? Barba ferma a sud, ha notato qualcosa di strano? Nibbia
Foglia nebbia innaturale per questi boschi. Dove si trova Barbaferma? A sud. In quale bosco? Questo è il bosco disteso, cucciolo di radice. Ok, quindi è sempre un guardiano dello stesso bosco? Siamo in quattro e il nostro compito è vegliare sugli alberi, sulle radici, sulle foglie e su chi ama questi luoghi. A proposito di questo, a neanche un giorno da qui ho visto delle tracce di Gnoll. Esseri particolari, Gnoll, ma naturali. Fanno parte di questi luoghi da tanto tempo e non rappresentano un pericolo. E tu invece, semivagante, tu lo rappresenti? Io non sono una minaccia. E allora è il momento che io vi faccia delle domande. Ci siamo conosciuti. Potete godere del sole tra le mie fronde. Signor Barbossa, Barbarossa. Barbamossa. 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 Barbos. Noi siamo di fretta e veniamo dal villaggio di Bruma a sud, dove c'è questa nebbia innaturale, e il nostro viaggio ci ha portato qui. Abbiamo altre due notti di viaggio, altri due giorni, voglio dire. Fretta, tu dici? La fretta non è una buona consigliera, semivagante. Ti consiglio di sedere, chiudere gli occhi e riflettere e rispondere alle mie domande, a meno che voi non vogliate ripartire immediatamente. Per io infilo delle unghie sul coppino e lo tiro giù. Quali sono queste domande? La prima è: avete mai tolto qualcosa dalla foresta senza necessità o senza offrire qualcosa in cambio? Sei tu. Sei stato tu. No. Cacciatore di cazzo, tu. Lasciamolo qui. Lasciamolo. No. Rispettiamo la natura. Hai sempre avuto necessità, semivagante? Semivagante, non è vero. Sì. Non è vero. Genzina. E voi altri? Io ho mangiato il pasticcio che mi sono portato da Bruno. Ho mangiato il mio pasticcio. E voi? No, Barbamossa. Anzi, porto sempre un pezzo di foresta con me.
e metto la mano al taschino e prendo il pezzetto di corteccia che mi aveva dato Klim. Un ottimo modo per portare un pezzetto di natura con sé. Sono molto legato. La saggezza degli alberi va molto oltre la fretta del seme vagante. Sì, infatti non siamo sempre d'accordo nelle decisioni da prendere. La diversità è cosa buona. Sono d'accordo. Cucciola di radice, ho una domanda per te. Cosa faresti se trovassi un animale ferito nel bosco? Lo curerei, a prescindere, a prescindere dalla sua natura, buona o cattiva. Rischioso. Ma il tuo cuore dice il vero. E tu, germoglio incerto, raccontami di un momento in cui la natura ti ha difeso da minacce e pericolo, o tu hai difeso la natura. Purtroppo spesso durante il mio viaggio ho dovuto prendere dalla natura del cibo per sopravvivere. E forse sono in debito con lei, non ho ancora avuto modo di ripagare. Quindi tu credi che prendendo delle vite degli animali dai boschi la natura ti abbia protetto? Certo. Ho un'ultima domanda per tutti voi. Dovrete essere sinceri. Mi accorgerò se voleste solo cercare di raggirare un povero vecchio albero. Se doveste scegliere tra salvare un albero antico oppure ottenere un tesoro che potrebbe arricchirvi immensamente, quale scegliereste e perché? Questa è facile, questa è proprio facile. Chi lo dice? La domanda è per tutti, vai Bash, inizia tu. Il tesoro. Il tesoro. Non avevo dubbi, giovane rampicante. Sono io. E voi altri? Siate sinceri. Non sono mai stato interessato alle ricchezze, però se il tesoro può aiutarmi a proteggere la mia gente, il mio villaggio, la tentazione sarebbe tanta. Stai dicendo che per raggiungere il tuo scopo
per quanto benevolo, accetteresti il tesoro, è giusto, è corretto? Se dovesse essere necessario, sì. E tu sei nevagante? Io farei ciò che deve essere fatto. Ma cosa deve essere fatto? Beh, dipende da varie cose, dalla necessità, dalle nostre necessità. Non è una scelta facile. Non ci crede neanche lui a sta cosa. Ma se salvare un albero significherà, non so, aver fatto la cosa giusta, quello che si deve fare, allora lo farei. Mi manca una risposta. Io salverei l'albero perché penso che vivere con avidità non sia una cosa giusta mai. E penso che le nostre azioni debbano sempre essere guidate da un significato. E ciò che rappresenta un albero antico è portatore di un significato molto più grande di un tesoro inestimabile. Dovrò riflettere sulle vostre risposte, probabilmente per le settimane a venire. Mi avete dato molti spunti di riflessione, ma vi siete guadagnati un passaggio sicuro attraverso il bosco disteso. Grazie, Bartomossa. Grazie. Adesso vi chiedo, volete rimanere per qualche altro minuto in mia compagnia? Guardo gli altri. Me lo faccio un cenno. Sì, sì, Barbamossa. Anzi, dopo ti chiederei dei consigli sul percorso più rapido per arrivare dove siamo diretti. Barbamossa è sempre disponibile a elargire consigli utili, se disponibili. Grazie. Ma prima vorrei fare un gioco con voi. Va bene. Dici. Come ve la cavate con gli indovinelli? Male. Male, ne bravo. Abbastanza. Accetterò anche risposte di gruppo. Non dovranno essere singole e potrete anche fare un breve conciliabolo per decidere la risposta. Va bene. Partiamo con il più semplice di tutti. Nei giorni estivi porto ombra. Nelle notti invernali fuoco mi dai. Ti offro un riparo, ma io sono fermo.
uccidi i miei fratelli per costruire il tuo. Che cosa sono? Penso un albero. Parlo con i ragazzi prima, con i compagni di viaggio. Credo. Valen, hai scritto? Sì, più o meno sì. Nei giorni estivi porto ombra, nei giorni invernali di dai fuoco, insomma, mi dai fuoco per scaldarti. Però poi uccidi i miei fratelli per costruire case, insomma, è un albero. Sì, legno, albero, questo. Bash, tu che dici? Che sei il più geniale del gruppo? Che sarei andato via qualche minuto fa. Ok, albero. È la risposta corretta. Questo era solo un indovinello di riscaldamento. Proseguiamo con il prossimo. Parla più lentamente, Barbamossi, io prendo il taccuino. Assolutamente. Germoglio incerto. Non volo, ma so come andare in picchiata. Non posso essere rotta, ma posso essere divisa. Non ho un cuore, ma posso raggiungere la profondità. Che cosa sono? Valen. Dalia, Bash, forse è una pietra. Però la pietra viene divisa, viene rotta. Puoi ripetere, per favore? Ma certo, giovane arrampicante. Sì. Non volo, ma so come andare in picchiata. Non posso essere rotta, ma posso essere divisa. Non ho un cuore, ma posso raggiungere le profondità. Secondo me è una goccia d'acqua, l'acqua, la pioggia. Dobbiamo pensare all'andare in picchiata, se è la cosa un po' più specifica. Se uno va in picchiata. Ma mi puoi rompere? Pensate che dopo ce n'è uno difficile. Non voglio. Vi consentirò. Un solo indizio a indovinello. Potrei aggiungere un verso, ma decidete ora se usare o meno questo indizio. Potrebbe valere del vostro futuro. Ci pensiamo. Che facciamo? Ci pensiamo. Potete anche scambiarvi delle idee. Io aspetterò. Tanto non vai da nessuna parte, no? Potrei, ma non lo farò. Non volo, ma so come andare in picchiata. Non posso essere rotta, non posso essere divisa. A me una cosa che non può essere rotta, ma può essere divisa, mi viene in mente solo un liquido. Volete che ve lo ripeta?
Dai. Non volo, ma so come andare in picchiata. Non posso essere rotta, ma posso essere divisa. Non ho un cuore, ma posso raggiungere le profondità. Io sono d'accordo con Dalia, molto forse è proprio l'acqua. La pioggia, l'acqua, non so. Viene dal cielo, cade in picchiata, può raggiungere le profondità, si può infiltrare o... non lo so. Siete sulla strada giusta, ma non ci siete ancora arrivati. Quindi è la pioggia, forse, come hai detto tu. Non lo so, Dalia. Dice che siamo sulla strada giusta. È qualcosa di liquido, forse. Sicuro. C'è una corrente d'acqua, ma... Di solito, a questo punto, qualcuno direbbe: ah, ci sono arrivato. Non siamo sveglissimi. Io sono un po' stanco, in effetti, se no l'avrei indovinato subito, probabilmente. Certo. Ma se la chat ci desse un suggerimento corretto e noi lo leggessimo, sarebbe lo spirito della foresta. Potrebbe essere una cascata. In effetti ci sta, però. Sì, ci sta. Ma in che senso non può essere? Ma può essere divisa. Perché una cascata si divide? Un fiume? Un fiume? No, corrente è femmina può essere, comunque. Sì, può essere divisa. Cioè, nel senso, divisa da... Boh, non so, sì, da, sì. Da uno ostacolo. Masso. Un fiume anche, come ha detto Bash. Però è la questione della picchiata che è più specifica, quindi forse è una cascata. È la voce della natura, allora... che lo dice. Magari è giusta. Farei un tentativo. Ma cosa succede se sbagliamo? Io non ho capito. Proviamo. Una cascata! Arma! La finisci. Giovane rampicante, è questa la vostra decisione finale? Non può essere. Sì. Barbamossa non può essere sbagliata, è la voce della natura che ce l'ha detto. Le fronde ci parlano, non puoi dare torto a loro. Ebbene, siete tutti d'accordo? Sì! Sì. La risposta è corretta. Sì! Grande, grazie dalla chat. Grazie. Adesso vi vorrei porre l'ultimo indovinello. Ma è abbastanza difficile. Vai, ascoltate, siamo cari. Molto bene. Molto, molto bene. Posso nascere dall'ombra, ma anche nella luce. Sono bravo a farmi notare, ma esisto solo ai tuoi occhi.
non posso essere toccato, ma solo intercettato. Sto scrivendo come un matto. Intanto vorrei ringraziare Betrayer87. Grazie. 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 Grazie per esserti seduto. Allora, ha detto: posso nascere dall'ombra ma anche nella luce. Sono bravo a farmi notare, ma esisto solo ai tuoi occhi. Non posso essere toccato, ma solo intercettato. È un arcobaleno, forse. Anche in questo caso, dopo il vostro conciliabolo, potrete decidere di chiedermi un altro verso. Ma attenzione, perché potrebbe valere il vostro futuro. Non vogliamo aiuti! Io sono d'accordo sull'arcobaleno. Natura, vogliamo aiuti noi. Sono d'accordo sull'arcobaleno. Però come nasce dall'ombra? E perché lo vedrei solo io, scusa? Lo vedo non esiste l'arcobaleno. Lo vedi solo, ma non esiste. È un riflesso. Però nasce nella luce solamente. C'è qualche arcobaleno che nasce dall'ombra. Dall'ombra perché il sole filtra attraverso le nuvole. Credo, le nuvole scure dopo un temporale. Alcuni dicono che alla fine dell'arcobaleno ci si possano trovare tesori. Sì, questo lo so anch'io. Ci stai mai andato, Bash? Sì, c'è. Si parla di, mi ricordo, un racconto di un qualche folletto che ha trovato la pentola. Comunque sì, potrebbe il tuo ragionamento. No, perché il primo verso non ci sta. Che cosa? Un sogno o un incubo ci starebbe. No. Esiste solo agli occhi di chi lo fa, no? Però è bravo a farsi notare dagli altri, insomma, cioè comunque qualcosa deve essere qualcosa. Non l'avevo sentito, qualcosa che si nota molto, quindi sì, secondo me è l'arcobaleno. Vediamo la natura cosa ci dice. Niente. La natura purtroppo ha un delay di almeno 30 secondi, quindi datele il tempo di ragionare. No, ma secondo me possiamo anche dirla. Volete che io ripeta o volete rileggerlo voi? Dai, rileggo. No, anzi, ripeti. Mi piace. D'accordo. Posso nascere dall'ombra, ma anche nella luce. Sono bravo a farmi notare, ma esisto solo ai tuoi occhi. Non posso essere toccato, ma solo intercettato. Io rimango dell'idea che sia un arcobaleno. Anche io. Questo è un indovinello molto difficile. Finora solo il grande spirito della foresta, Hanue, è riuscito a risolverlo. Mi consiglio di riflettere attentamente, magari per qualche settimana. Perché non dobbiamo darti adesso la risposta. Sì. Okay. Se volete rimanere qui, vi offrirò un riparo. Oppure c'è sempre l'indizio. Niente indizio, grazie. Ma se sbagliamo il gioco finisce.
Finisce comunque. Oh, piccolo giovane rampicante, il gioco è finito in ogni caso. Ma con la... ok. Sì, ma magari ci schiacci. Oh. È un qualcosa sempre un'illusione, insomma, tipo l'arcobaleno, sì. Secondo me è quello. Un'ombra, ma non può essere nome. No, infatti avevo pensato pure io, però c'è già scritto. Un riflesso, ma... Anche secondo me stavo pensando a un riflesso. Ma non sì, c'è stato l'ombra. Cosa, infatti. L'arcobaleno è un riflesso. Sì, sì. E io continuo a dire arcobaleno. Direi che la natura non è d'accordo. Natura? No, non, cioè non lo so, forse ha ragione. Dillo e noi vediamo, cioè ci apri. Sono io che ascolto la natura fino a prova contraria. I fratelli Bolgeri non capiscono un cazzo di niente. Solo io. Ma cosa si fa? Tra gli alberi non si può usare parole forti. Ok. Fronde. Aiutateci. Dice rumori della natura. No, sta simulando i rumori della natura. Il delay. Ebbene. Io non vedo un'alternativa, ragazzi. Cioè... Anche perché ormai esatto, abbiamo... è difficile ragionare su altro perché... avremmo dovuto tipo ragionarci singolarmente e confrontare poi le idee. Nel momento in cui un arcobaleno, qualunque cosa pensa. Ragazzi, è colpa mia. Ma cos'è che nasce dall'ombra? Anch'io l'avevo pensata subito, sai? Natura. Muore. Sì, però ho detto perché dall'ombra? Sì, però non c'è, cioè non lo vedo con sono bravo a farmi notare. Poi anche insomma poi... intercettato un po' poco consono. No, io continuo a dire arcobaleno. Anche secondo me l'arcobaleno. Va bene, dai. Dai, barba mossa. Noi rispondiamo al arcobaleno. Tutti d'accordo? A metà? No. Non accetterò risposte su cui siate in disaccordo. Siamo d'accordo, vero Bash? Sì. È l'arcobaleno. Vada per arcobaleno. Barba mossa! È l'arcobaleno! Mi ero appisolato. Vedi, no? Come quei vecchietti. Ebbene, dicevate... L'arcobaleno, dite? Sì. Beh, ci siete andati molto vicino, ma la risposta non è quella corretta, ahimè. Sei un babbeo. Era molto difficile. La risposta corretta era riflesso.
No, ha fatto parte del vostro conciliabolo, ma purtroppo le regole sono regole. Ah, guarda. Barba mossa, Titti. Allora, l'arcobaleno è un riflesso. Tu forse non conosci la fisica. Non l'hai mai studiato. Cucciola di radice, mi stai forse dicendo che dovrei imparare altro sulla mia amata natura? Sì. Probabilmente hai ragione. Ma il gioco è fatto per giocare. E noi anche se l'arcobaleno è un riflesso, l'arcobaleno non è tutti i riflessi. Il riflesso era la risposta al mio indovinello. Va bene. Ma non essere così triste, cucciola di radice. Avete risposto a due dei miei indovinelli. E io vi farò dono del suo progetto, qualcosa di molto speciale. Avvicinatevi, piccoli germogli, avvicinatevi. Mi avvicino. Io anch'io mi avvicino. Siete molto interessanti. Tu un po' spinoso, giovane rampicante. Pungi. Infatti mi sta schiacciando, mi tira le pacche in testa. Molto, molto schivo, semivagante. Bene, vi ho benedetti della mia protezione. Andate, piccoli germogli, andate e fate buon viaggio e che Hanue vi accompagni. Grazie, Padre Mossa. Oh, dimenticavo. Tu, semivagante, avevi una domanda da farmi? Sì, ti chiedevo se a nord-est, partendo da qui, qual è la strada più facile per arrivare in un dedalo che noi chiamiamo Colline delle Anime Perdute? Dedalo di colline. Quella è una collina che arriva ben oltre il bosco disteso. Ma potrò accompagnarvi con la mia saggezza fino a dove arrivano gli alberi e indicarvi la strada più sicura e congeniale per un gruppo di quattro germogli piccoli come voi. Grazie mille. È tutto? Io direi di incamminarci a passo svelto. Fate attenzione, piccoli germogli. Portate un potere antico. Non sono il solo ad essersene accorto. Fate attenzione. Barbarossa. Non ho niente di rosso, semivagante. Spiegati meglio. Chi se n'è accorto? E cosa portiamo? Hanue? Se ne è accorto?
E vi è venuta a trovare? A noi. La volpe. Mm. No, io non dovrei saperlo, scusate. Esatto, infatti. Dico scusate. Io. La volpe. Bash. Non ha visto neanche me, io sono zitto, dovreste parlare di te. Sono io. Vale. Va bene. Potrebbe essere, assume varie forme. E per quello che portate. Ma che cos'è? Quella. Quella che porti sotto la casacca. Cos'è? Noi l'abbiamo trovata. Non lo so, ma è qualcosa di molto particolare. Staremo attenti. E chi è questo essere che ci ha che ha capito cosa portiamo? Hanuel? Sì. È lo spirito di questa foresta. Noi la serviamo. Ok, non lo sapevo, scusami. Ma sai molto bene che cos'è un arcobaleno. E per questo sarai scusato. Sei molto saggio, grazie. E lento nel parlare. Andiamo. È tutto? Sì, grazie. Grazie, papà. Buon viaggio, allora. Che gli alberi possano vegliare su di voi fin quando sarete nel bosco disteso. Sicuramente lo faranno. Grazie. Andiamo. Non distruggete e non bruciate, ma vegliate e proteggete. D'accordo. Va bene. Barba Mossa si gira con i suoi due enormi tronchi e riprende la forma e l'immobilità di un enorme albero a chioma molto ampia. Io mi tocco dove mi ha toccato lui. Sento qualcosa, sta benedizione che ci ha dato, mi ha attaccato lo schifo in testa, sento. L'unica cosa che senti adesso che ti tocchi, diciamo, la testa, sono che ti ha lasciato delle foglie sopra nella zazzera, diciamo. Allora, mi pulisco. Ok. Sentite comunque una strana vibrazione adesso che cominciate a camminare lontano da Barba Mossa. Una vibrazione che però non viene dall'esterno, viene da voi stessi. E ad ogni passo sentite questa lieve vibrazione dentro di voi. Avete guadagnato la benedizione di Barba Mossa, che è perenne. Una volta al giorno potete usare un D6 in aggiunta a un tiro salvezza o a un tiro per colpire. Wow, grande! Questo è per aiutare Teresa, questo. Ovviamente lo dovete decidere prima di tirare il dado, certo. E non dopo. Certo. Bellissimo. Grande Barbarossa, detto Barbamossa. No, che il contrario. Lo so, dico, perché si chiama Barbarossa nella realtà. Master, poi ce le aggiungi delle schede. No, grazie. No, certo. Sì, facciamo sì. Noi. Sì.
Vabbè, dai. Sì. Ok, fai. Allora Master, io credo che siamo tutti d'accordo. Ui. Che scusami, che ci siamo... i corvi in casa. Sì, infatti. No. ci incamminiamo alacremente verso nord-est. Adesso notate che comunque mano a mano che proseguite, la conformazione degli alberi proprio è come se vi invitasse su un determinato sentiero, come se i rami, le foglie, i cespugli fossero tutti un po' vi indicassero la via con la loro proprio forma, con la loro magari qualche ramo, più di un ramo che indicano verso la stessa direzione o che si aprono al vostro passaggio. Quindi potete camminare in una maniera che vi fa guadagnare mezza giornata di cammino all'interno del bosco disteso, e quindi entro questa giornata arriverete ai limiti del bosco. Ok. E vi potrete accampare appena fuori al bosco disteso o ancora all'interno poco prima del tramonto, quindi come volete voi. Ok. Io mi accamperei al confine. Voi? Anch'io, sì. Sono d'accordo. Bash. È chiaro. Dentro la protezione delle fronde. Ok, allora sistemo un piccolo campo. Nel frattempo riposate. Cerchiamo di non fare un falò, magari. No, non ti preoccupare, uso solo rami già secchi, morti. Ok. E faccio il solito fosso con la roba, così. E questa volta però non giro intorno per capire se il posto è sicuro oppure no, e però mi spingo un po' verso il limite della foresta, perché noi ci siamo accampati lì, e sì, con il crepuscolo provo a vedere un po' in direzione della strada che dobbiamo prendere. Che cosa vedo? Questa cosa, Nico, che sono curioso. Ok, tiratemi una percezione separata da tutte e due. Subito. 7 bash. 7. Ok. 20 fa. 20. Bel 20. Cioè il terzo 20... occhio, praticamente. Ok. No. Quello che vedi oltre il bosco è un po' di pianura dove vedi anche una strada che probabilmente è il continuo della strada commerciale che avevate lasciato per tagliare nei boschi, perché altrimenti avreste dovuto allungare il viaggio. Vedete che c'è un grande ponte più lontano, parecchi chilometri su questa strada, mentre sulla destra le colline che continuano nella direzione in cui dovreste andare voi. Quindi il ponte, per intenderci, è molto più verso ovest, mentre voi dovete andare più verso nord. Nord. Per arrivare alle colline, e proprio in fondo alla tua visuale noti una linea nera, buia, che però non riesci a capire che cosa sia. Senza, diciamo così, a occhio non ti ricordi cos'è. Ok. Allora, quanto manca secondo te? Domani dovremmo arrivare. Domani a mezzogiorno, circa dopo mezzogiorno. Se partiamo all'alba e non ci fermiamo. E andiamo per il ponte. No, io non taglierei per il ponte. Noi dobbiamo andare verso nord, quella direzione, dove c'è quella linea dell'orizzonte scura. E dovremo stare attenti perché cammineremo in campo aperto. E non saremo più protetti dall'ombra degli alberi. Ah, ok. Dovremo essere rapidi. Ce lo dici da 4 giorni che dobbiamo essere rapidi. Più rapidi.
sei troppo lento. E tu sei brutto. Come facciamo? Lo so benissimo che io sono brutto. Mi giro e me ne vado. Oh, te l'hai presa. No, no, lo so che sono brutto. Io mi siedo vicino al fuoco a mangiare l'altra metà del mio pasticcio. Io arrivo e gli dico... È vagamente commestibile. Scusami, Bash, solo per dire che non è proprio il top in questo... dopo tre giorni di viaggio. Quindi non lo mangi? Non so se è commestibile, sai? Non uso. Tu, a te cosa sembra? Fammi sentire. Ci do un morso. Ma l'hai morso? Fa schifo. Non so se è buono, eh. Beh, è meglio mangiare una razione. Mi sa di sì. Lo mangi? Ok, fai tiro salvezza su costituzione. Grande, mi cago addosso adesso. C'è il cagotto. 9. No, 9 cagotto. Okay. È proprio cagotto. 9. Ok, no, tutto ok. Per ora. Tipo, sembrava un tutto ok con qualcosa okay. Che non ha detto. Non era molto buono, è un po' secco proprio. Bevi un po' d'acqua, tieni. Vale. Sì, mi bevo il latte. Hai mai cacciato? Sì. Ok. Lo immaginavo, allora andiamo a trovare qualcosa da mangiare, perché da oggi non sapremo quando è che rimangeremo. Mi sembra un po' eccessivo, però. Anche secondo me. Bisogna essere preparati. Ma io ho le mie razioni. Anche io. Tu le hai? Tu sei preparato? Le razioni, le razioni, proprio perché si chiamano razioni, devono servirti quando non puoi mangiare nulla, nient'altro. Ora possiamo cacciare, conservale. Anche tu, Talia. Forse non ha tutti i torti. Aveva torto, sai quando? Quando ci ha suggerito Arcobaleno. Quindi dovrebbero stare zitto. Valen, allora andiamo. Va bene. Io sistemerò un paio di trappole che ho con me per piccoli animali. E se riesco a trovare qualcosa ti faccio sapere. Dividiamoci. Va benissimo. Allora ci rivediamo qui tra un quarto d'ora circa. Va bene. Va bene. Tiratemi un sopravvivenza. Se vi dividete ognuno per sé. Ci dividiamo. Sì, sì. Bel 9, Master. E 7. Bel 7. Ok, quindi Falco, tu piazzi le trappole, giusto? No, io vado a caccia con... Vale, no, ho detto Vale, non Vale. Tu piazzi le trappole, ok. Va bene, le piazzi e te ne vai. Falco, tu a un certo punto, mentre hai l'arco incoccato, vedi tra gli alberi qualcosa muoversi. Ed è un gruppo di leprotti, di lepri. Ce ne sono due adulte molto grandi e poi c'è qualche cucciolo dietro di loro. Incocchi la freccia, stai per tirare quando davanti al gruppetto passa una volpe. Uccidi la volpe, Mi fermo all'istante ricordandomi quello che ci ha detto Barbamossa e quindi... Tolgo la freccia dall'arco, la rimetto a posto e proseguo dritto a cercare qualche altra preda. I leprotti spariscono in fretta poi appena ti sentono, perché dopo quell'attimo di esitazione ti sentono e scappano, mentre la volpe si siede e ti guarda camminare oltre e ti segue col musino e con gli occhi. Ma se allora io casto parlare con gli animali, cioè lancio parlare con gli animali. Ok.
E mi giro mentre, capito, cerco di vedere tra le fronde. Mi giro, dico: sono quasi 4 giorni che ci segui. Ti guarda. Perché? Siete interessanti. Barbarossa, Barba Mossa, dice che sei, che hai percepito quello che portiamo. Vi ha detto il giusto. E cosa portiamo? Perché non lo so neanche io. Questa è una bella domanda. Non so nemmeno io. Però ti attira. Attira è la parola sbagliata. Mi fa... mi fa scuotere le foglie. Mi fa... alzare il vento. Mi fa rabbrividire. Cosa sia non lo so. Che è molto potente, ne sono sicura. Noi siamo sicuri che questa cosa porti morte. L'abbiamo trovata in una bella condizione. E allora dovreste disfarvene, se sei sicuro che porti morte. Ma un grande potere può portare vita e può portare morte. Noi abbiamo visto solo morte. Io ho visto solo morte. Mi dispiace per te. Cosa sai dirmi delle colline? Sai se ci sono grotte? Sai se c'è qualcosa? La volpe si alza, cioè nel senso che si... da seduta comincia a camminare un po' in avanti, a zampettare un po' in avanti verso di te e poi guarda verso le colline. Intendi quelle oltre il baratro? Sì. È un luogo come un altro. Ci puoi trovare pericoli, ci puoi trovare vita e ci puoi trovare morte. Perché sei diretto là? Siamo diretti lì perché accanto a questo oggetto abbiamo trovato una mappa e delle persone si riuniscono lì e dobbiamo capire cosa sta succedendo, perché c'è un intero villaggio a sud, forse altri, che sono avvolti da una nebbia innaturale e la nebbia contiene strane creature. E Barba Ferma me l'ha detto. Se gli indizi ci portano lì. E allora buon viaggio e buona fortuna. Ti rivedremo. Tirami un persuasione. Ok. Persuasione. Tirato. Bel 4, sono super persuasivo. Che merda stasera. Non più, non qui nei dintorni. Se mai vorrete, dovete venire voi a me. Dove nel cuore del bosco, al centro del bosco disteso. Mi troverete lì. Ma se venissimo dati e tu potessi
esaminare, vedere, studiare, non so, meglio questa cosa. Potresti aiutarci? Potrei. E se venissi all'accampamento ora qui? No. Non mi è possibile. Come non ti è possibile? La volpe si avvicina e si siede davanti a te. Questa non è la mia forma. Questa è una proiezione. Viva. E Master, reale. Master, scusami, io come falco capisco quando lui mi dice proiezione che si può star parlando di un druido, di una roba, no? Ah, in quel senso potresti pensarlo, certo, sì, puoi pensarlo. E quanto tempo disti da qui, se volessi andare ora da te? Il cuore del bosco dista almeno un paio di giorni dal suo limitare. Potrei parlarne con gli altri e vedere cosa ne pensano. Fai ciò che meglio credi. Barbamossa mi ha detto che non siete pericolosi. Per quello che mi riguarda, potete stare tranquilli qui nel bosco. E se mai mi verrete a trovare, troverete le fronde aperte. Grazie. Allora ci penserò. Il mio nome è Anue Falco. Sì, Anue. Tu ora, diciamo che non ti viene in mente un momento in cui le hai detto il nome. Scusami. E vedi la volpe che si gira e zompetta nel bosco. E sparisce. Ok. E poi senti nella testa e ringrazia Valen per la carne. Sorrido. Abbozzo un sorriso. E provo a cacciare e poi a ritornare, ovviamente. Purtroppo non troverai nulla stanotte. Va bene. Ritorno, dico, Valen. Trovato qualcosa? Io nulla. Sei mutato, credo. Nemmeno io, Falco. Serata sfortunata. Allora, ci toccherà mangiare quelle razioni. Beh, sì. Va bene così. Comunque la volpe ti saluta. Anue. In che senso mi saluta? Ah, ci hai parlato? Sì. Mi ha praticamente seguito. E ho qualcosa da dirvi. Vabbè, raggiungiamo gli altri senza che dico tutto, l'hai già detto. Certo, gli spieghi tutto. Ok. Ok. Cosa vogliamo fare? Non andarci. Ma poi perché ti fidi? Così? Mostrando la lastra a troppe persone, sai? O troppe entità, con che cazzo vuoi? Non ho mostrato niente. Eh sì, beh, gli hai detto che praticamente siamo disposti ad andare lì. Sì, ma non ho avuto delle sensazioni di pericolo, era molto rassicurante. Di solito, sai, sono molto schivo. In ogni caso, è una sensazione che hai avuto tu. Dovevi condividerla con noi. Mi fido del mio istinto. E io no.
scusami Falco, ma per andare da dalla volpe, diciamo così, da Anue, sì. Non me l'ero ancora scritto. Dovremmo praticamente tornare indietro, da quanto ho capito. Sì, di 2 giorni circa. Ormai non lo so, ormai ci siamo quasi alle colline. Io direi di fare quest'ultimo sforzo, vedere almeno che cosa significa questa croce sulla mappa, e poi eventualmente possiamo pensare di raggiungere anche Anua, insomma, di incontrarla. Non so. Tanto ci torneremo qui, cioè comunque è previsto il nostro ritorno, se è nostra intenzione aiutare gli abitanti di Bruma, ci torneremo per forza. Ora qualche giorno in più non cambierà molto. Dalia. Io confesso che sono molto curiosa di incontrare questo questa Anue. Però ha ragione Valen, oramai siamo arrivati, manca poco, manca un giorno di viaggio e andiamo, ci ripasseremo. Anche perché non so voi, ma a me sono rimaste 4 razioni e se altre serate dovessero andare male come questa, non ho ancora molta autonomia, insomma. È rischioso fare allungare di altri 2 giorni. Va bene, allora siamo d'accordo. Proseguiamo. Ok. Ok, quindi fate i turni di guardia come al solito, o no? Ditemi voi. Sì, sì, okay. Sì. Ok, la notte passa super tranquilla, quindi non vi faccio nemmeno tirare nelle varie, perché proprio sentite che c'è è una bella notte. Vi riposate tranquillamente tutti tranne Bash. Tu a metà della nottata cominci a sentire un mal di stomaco molto brutto, che sono più che altro delle fitte, quindi ecco, non è che passi molto molto bene la nottata, però arrivi tranquillamente alla mattinata. Però ti svegli con un bel livello. Non fertilizza il bosco. Non lo fertilizza, però hai un livello di indebolimento al mattino. Ok. Che però mi devi aiutare a ricordarmi cosa fare. Al momento tirerai tutte le prove di caratteristica con svantaggio. Non sono compresi i tiri salvezza e i tiri per colpire. Prove caratteristica significa le prove abilità. Quindi quando clicchi sulle abilità che hai il tuo personaggio. Percezione o svantaggio. Esatto. Perché ti senti un po'... hai mangiato qualcosa probabilmente un po' avariato. Quindi non ti senti proprio benissimo. Non hai una bella cera al mattino. Ok, adesso ho bisogno che qualcuno di voi mi tiri il giorno di viaggio. Teresa è l'unica che mancava. Teresa. Ah. Tira un bel di 100, Teresa. Sì. 3, 15 dovevi fare, 15 è buono. 9. 9? Ok. 9 morte. Un drago. 9 è uguale morte. Scusa, no, hai detto 9 in un modo un po' inquietante. 9? 9. Cadiamo in un fosso e ci troviamo nell'underdark. Bene. No. Tutto allora. Perso. Un attimo. Esatto. No, vabbè, raga, la però, giornata scusate. Comincia in realtà molto molto bene, nel senso che cominciate a camminare al di fuori del bosco verso nord e attraversate le colline. Anche il tempo in realtà risulta essere molto piacevole, almeno fino a metà giornata, quando comincia a rannuvolarsi. A un certo punto siete nelle colline, cominciate
a vedere un po' di massi, di rocce che spuntano qua e là, e il paesaggio si fa un pochino più brullo. Passate all'interno di una zona che non è molto verdeggiante, è anche verdeggiante, però non è come il bosco disteso, è un po' più brulla, un po' più anche molto più all'aperto. L'unica cosa che vi fa da diciamo che non vi rende completamente in campo aperto sono queste rocce, queste colonne di pietra che ogni tanto escono dal terreno. Del tutto naturali, non parlo di colonne artificiali, parlo di comunque di un territorio del tutto naturale. Pochi alberi, molte rocce, poca erba, molto terriccio. Non è un buon posto. A un certo punto, mentre state camminando e mentre state per cominciare a svoltare intorno a una collina, intorno a una piccola collina con dei massi, quella sentite un vocione molto profondo e anche molto potente. E allora, io ti ho detto che dobbiamo andare di là. E subito dopo sentite un'altra voce, invece molto più leggera. No, ti ho detto che dobbiamo andare di qua. Mamma mia, ma perché sei sempre così? Ti ho detto che voglio andare di qua. No. Sì. No. Sì. E sentite queste due voci bisticciare. Da dove vengono le voci? Da poco oltre il sentiero che gira verso destra. E non avete adesso visuale. Cominciate solo a sentire queste voci. Dei mercanti. Zitto. Possiamo comprare le razioni. Zitto. Che palle che stai sempre zitto. Seguitemi, zitto, seguitemi, seguitemi, zitto, zitto, seguitemi. Devo dire che è un'imitazione molto uguale. Talia, non dagli corda. Master, capiamo che c'è, se è la voce di un umano, di un altro essere. Hanno una voce molto profonda, baritonale la prima soprattutto, quindi una cassa toracica molto grossa. E la seconda, un po' strana. Ti ho detto che mi stai facendo arrabbiare, io ti prendo a pugni. Sì, è come se prendi a pugni te. No, io prendo a pugni te. Ripensaci. Potrebbe, e comincia a sentire boom, boom. Siamo attenti. Proviamo a sbirciare. Siamo attenti, sbirciamo allora. Proviamo a sbirciare, okay. Penso che dobbiamo fare un tiro sulla furtività, credo. Tutti, andate tutti insieme, fatemi un tiro di gruppo su furtività. Oh yeah. 8, Falco 16, Daria 16, Bash 7, quindi 2 sopra 2 sotto. Ok. Quando andate avanti in questo sentiero, cominciate a vedere, o meglio a sentire più potente le voci, e vedete un enorme umanoide di lato che sta litigando con se stesso, perché quello che vedete è che questo enorme umanoide ha due teste. Oh. E c'è una testa, è come un gigante con due teste. E c'è una delle due teste che ha i capelli lunghi, e ha due zanne che gli escono all'insù. Ed è quello con la voce baritonale. No, ti ho detto di no. E l'altro invece ha una testa un po' più piccola, con dei capelli scarmigliati sopra dei riccioli rossastri. Hanno due fisionomie completamente diverse e stanno bisticciando, uno con un braccio e uno con un altro. Ah, ecco. Perciò quando diceva il fatto del pugno, non ti conviene. Come se ti picchi te stesso. Insomma, adesso sei proprio stupido. Tu sei stupido. Che facciamo? Un ogre a due teste.
In qualche modo dobbiamo passare di qui. Per forza di qui dobbiamo passare. Prima o poi decideranno dove andare, no? Aspettiamo. Poi una delle due teste vincerà. Per forza. Voi rimanete lì? Che fine ha fatto Chiero? Ok, un attimo. Sta decidendo la strada. Per forza questa strada dobbiamo fare, non ce n'è un'altra. Non la conosco. Non so. Credo sia la strada che dobbiamo percorrere. Potremmo provare ad arrampicarci, ma non credo che sia la cosa più astuta da fare. Ti ho detto di andare di là. Aspetta, aspetta, girati. C'è la testa più piccola che si gira quasi del tutto e si gira verso di voi. Quello più grosso poi gira tutto il corpo e vedete che guarda nella vostra direzione. Che c'è là tra i cespugli? Va a vedere. Che cosa c'è lì? Sta venendo qui. State pronti. Ho proprio voglia di conigli. Non c'è un posto per nascondersi. Diciamo che l'unico posto per nascondersi è andare tra le rocce. Ci sono delle rocce di cui potervi infilare. Alcune sono più infilate nel terreno, altre più sporgenti. Se volete potete provare. Di certo non è un bosco, come non sarà facile come con gli gnoll, però potete provare. Io provo a nascondermi nel posto più stretto possibile che trovo. Ok. Idem, anch'io. Sì. Andiamo. Okay. Io rimango là, ma inizio a miagolare. Ok, allora intanto tiratemi tutti furtività, tranne Bash. Master, io ti dirò furtività con il D6. Ok. Meno male che Dalia rovina tutto. 22, 6, aspetta, 11, più di 6. Vabbè, io sono due successi. Quindi ho fatto 14. Ma io posso ritiro anche io. In che senso hai, puoi ritirare? Hai ispirazione? No, tiro il D6. No, il D6 non puoi prima. Devi dichiarare prima. Ah, ok. Quindi, allora uso l'ispirazione. Ok, usi anche il D6 o solo l'ispirazione? Solo l'ispirazione. Ok, ritira. E levati l'ispirazione. Che brio! Però tu Bash hai detto rimani lì e miagoli, giusto? E miagoli. Ok. Porca miseria. Ok. Mamma mia. Allora, Valen e Falco, riuscite a andare via prima che si avvicini e a sparire dietro alcune pietre. Dalia, tu anche riesci ad andare via. Solo che non riesci a trovare nient'altro che una piccola pietra proprio vicino a dove sta Bash. Vicino intendo pochi metri, 5-6 metri. E c'è Bash che invece rimane lì. E quindi Bash, tu vedi questo energumeno, questo gigante a due teste, che si avvicina a te e fa ma c'è un gatto? Ma non ci sono gatti qui. Sì, guarda, è un gatto, sta miagolando. E tu che cosa fai, Bash? Lui sta a 3 metri Bash da te. Mi lecco come le palle miagola. Come qualsiasi gatto che si rispetti. Ok. Così fa. Ovviamente mi sto cagando addosso, sto tremando, okay. Però dico, sono dei deficienti, magari non mi mangiano. Quindi allora, tirami un intrattenere. Mamma mia, grandi! Con svantaggio, perché ovviamente hai l'indebolimento. Uso il più 6, te lo dico già. Ok. Madonna, ho 0 in intrattenere. Sempre meglio di... Quindi 13 più direi il D6. Dai, facci divertire. Lei che muore, Dalia, e non io.
3, buono, 16. No, al momento tu stai mantenendo l'attenzione su di te, quindi questo energumeno ti guarda, fa... dai, mangiamolo. Aspetta, sembra simpatico. E poi è piccolo, è tutto pelo, che ci fai? Io ho fame. Aspetta. Ehi, tu, gatto strano. Io smetto di leccarmi le palle e lo guardo. Ma non parlo, ovviamente. Sto zitto e... Allora mi capisci? Ci capisci? Io lecco qui. Continuo. E faccio un gattolino. Non è così interessante come credevamo. Forse hai ragione. Fanno un passo in avanti. E una mano cerca di prendere, cioè si sta avvicinando. Io... Si sta avvicinando verso la mano, Bash. verso Bash, sì. Io... Che fai, Bash? Con le mie manine gli prendo il salsicciotto di dito che ha fatto. State fermi. Allora parla! Lui vedi che alza la mano e ti alza insieme a lui perché tu non sei... va appena così. Certo che parlo deficiente. Sono unico nel mio genere, non lo sapete? Ah, che ha detto? Non lo so, defracenti. Sì, defracenti. Avete fame? Dove vi sentivo parlare prima? Sì, abbiamo fame. Sì. Avete fame? Ma tu dovevi andare dove? Hai una tribù? Sì, no. Sì, hai una tribù? No, sono da solo. Però vi sentivo che tu volevi andare da una parte e tu dall'altra. Quindi? Vi aiuto. Dove volevate andare? Ma no, devo decidere io. No, io! Ti lascia andare e comincia... No, io! Stai zitto, decido io, sono più intelligente. E io? E invece anche io sono intelligente. No, sono io più intelligente. E cominciano di nuovo a rompersi i coglioni l'un l'altro. E allora io, mentre loro si picchiano, faccio qualche passo indietro per allontanarmi. Ok, appena fai il passo indietro, però quello... con la voce più stridula ti guarda. Ehi, aspetta. Io voglio parlare col capo. Sono io il capo. Io non ho tempo da perdere. Chi è il capo? Io. Sono stanco. Sinceramente, vorrei andare a riposarmi. E voi mi state facendo perdere tempo. Allora ti mangiamo? Sì, mangiamolo, dai, mangiamolo. Sapete cosa potremmo fare? Cosa? Vi dico io chi è il capo dei due, ma attraverso una prova. Per definire chi è il capo, no? E cioè? Non lo so. In cosa sei forte tu? A dare i cazzotti. E tu? A parlare. Ecco. Allora, facciamo così. Tu prendi a pugni lui per quanto tempo riesci. Lui poi parla per lo stesso tempo che tu l'hai preso a pugni. Tira un persuasione. Tiralo straight, cioè senza svantaggio né vantaggio. Che ti assegno io vantaggio e quindi... Ok, 16. Alla fine, il capo sarà chi dei due avrà tirato più pugni o parlato più a lungo. Allora comincio io. 1, 2. E vedi che comincia a dare un cazzotto alla testa. E quell'altro, no, scemo. No. E boh, e comincia a dare i cazzotti. Danno, e cominciano a dare i cazzotti. Vai. È chiaramente tu. Sì, chi è il capo?
Loro mi... oh, io no, fermo, su, zitta, no, stai fermo. È invidioso, vuole farti smettere prima, continua, devi andare avanti. E loro si cominciano a prendere a cazzotti mentre tu stai lì. Prima o poi una delle due teste sverrà, spero, dopo che si prendono a pugni per mezz'ora, no? Allora tiriamo, vediamo se svengono. Allora, dopo 2 minuti circa di cazzotti, quello, la testa dei due, quella con la voce stridula, perde i sensi, sta così col tumefatto, col sangue alla bocca. Quell'altro invece, più con la testa un po' più grossa, comunque ferito, con un occhio un po' gonfio e un taglio sulla guancia, ti guarda e fa: sono io il capo. Sei tu il capo. Voglio farti un regalo perché te lo meriti. Sei proprio un grande. Tiro fuori un esplodicchio. Ok. Ti faccio... Hai mai mangiato un bignè? Oh, che cos'è? Cos'è un bignè? È un dolce ripieno. Hai bevi fame, ti do da mangiare a te, no? Ripieno di cosa? Di crema. Ma è un dolce che si dà ai capi? Certo, ovvio. Ah, infatti ho aspettato per capire chi dei due fosse il capo. Tu lo sei. Allora ne voglio 7. Vuoi 7 bignè? Sì, sono piccoli. Posso dartene... Non ne ho 7. Ne ho uno più grande se vuoi. Sì, però, è degno di un capo. Sì, è degno di un capo, però è tanto grande. Dovresti quanto proprio... grande? Ti tiro fuori una bomba piccola. Quella la posso mangiare in un solo boccone. Sei sicuro? Sì. Guarda che i capi lo fanno, non so se tu riesci in un solo boccone. Dai qua! Aspetta! Si ferma un attimo. Sono io il capo. Certo, ma posso farti un regalo degno di un capo o devi essere impaziente? Dammi un attimo. Fa un passo indietro mentre intanto l'altra testa sta così. Tutto un po'. No. Ah sì? No. Muoviti. Dammi un secondo. Mi tiro giù lo zaino, tiro fuori gli arnesi e ci installo un comandino. Ok. Ok? Gli dico, ecco, ora è pronto. In un sol boccone, eh? Un sol boccone, guarda, dai che se qua. Non ce la fai è lui il capo, eh? Sei sicuro? Sì. Dai, mi fido di te. Li prende la bomba. No. Lo vedi proprio che scende lungo la gola. Yeah. Com'è buono? Un po' ferroso. Avevi mai mangiato il cibo di un capo? No. Ti piace? Non lo so. Ne vuoi un altro per assaggiarlo meglio? Piccolo. Piccolino. 3 piccoli. 3 piccolini? Perché non 4? Come chi duva? 4 bignè? 4. Dammeli, sono io il capo. Aspetta, devo preparare il regalo. E quindi installo sempre velocemente, quindi li leggo assieme. Ok. Con una miccia leggo assieme tutte e 3 le micce e ci installo un altro comandino. Ok. In un sol boccone anche questo, come un chicco d'uva, perché sono piccoli, i capi li mangiano in un chicco. Dai qua. Sei sicuro che ce la fai? Dai qua o mangio anche te? Vieni. Prende e ingoia pure quelli. Questi erano buoni.
Questi erano buoni. Bene, come ti chiami tu? Non ho un nome. Capo, ti chiamerai capo. Io sono capo. Capo è il capo, ovvio. L'unico capo. Mi piace. Testa dei due, il capo. Intanto guarda... Ascolta, facciamo che andiamo ognuno per la propria strada, visto che siamo amici e siamo giunti alla conclusione che sei il capo. Io sono il capo, tu sei... gatto, amico. Gatto del capo. Tu vieni con me. No, ma... Non è proprio la soluzione migliore, sai? Dovresti proprio andare dove volevi andare. Prima stavi litigando con tuo fratello per decidere dove andare. Adesso sei libero di andare. Ma io voglio un gatto. Parlante. Che cucina bignè. Ogni sera. Io premo... mi è già rotto il cazzo. Premo... premo... sì, cioè, dai. Premo il l'innesco. Per tutti? Per tutti. Ok, tirami tutte quanti la bomba piccola e gli esplodicchi. Erano quattro? Sì. Sì, facciamo che però... No, non me li tirare, perché sono dentro di lui. Non tira per colpire. Sì, praticamente applica il danno massimo che farebbero. Qual è? Mamma mia, c'è tipo 100. 4 di 6 più 5. Ok, aspetta che li segno. Vabbè, 29. 6, 2, 18, 24. Sì, allora ditemi il massimo, io così faccio i conti di ognuno. 52 più 29. Guarda che faccia che ha fatto il master. 81 danni. 81. Allora. Ha detto un raga, è un D8 l'esplodicchio, okay. Ne ho fatti 4. Quindi tu accendi. Io sono il capo. Quindi pezzi di giganti ettini che uno arriva sulla pietra vicino a Dalia che stava lì. Arriva la testa penzolante. No, la testa penzolante è l'unica cosa che è rimasta quasi intatta, oltre alle gambe. Tutto il resto è spappolato e cade a terra. Penso che noi usciamo di scatto dopo le... Sì, tu sei pieno di schifo. Pieno di schifo. Io mi vedo. Bash, ma che hai fatto? Una palla di pelo. Oddio. Secondo me è stato il pasticcio. Intanto sono imbrattato di schifo, budella. È il pasticcio. Che mi sto morendo. Bash, vuoi un fazzoletto? Dici che basta uno? Meglio di niente. Lo prendo, mi faccio così, mi pulisco mezzo occhio e vedi fa pieno di schifo. Mi sono pulito forse un occhio. Fa. Non è bastato. Sono, cioè, io mi immagino il pelo che è completamente unto. Cioè se prima avevo di rosso, che schifo. Proprio unto, patocco, scivoloso. Sì, sì. Accicato con le orecchie basse, proprio come se fossi tutto ingellato di schifo. Di merda, mamma mia. Poi anche dovrei la puzza che verrà, cioè. Sì, ma poi è sporco anche di merda, cioè, capito? Nello stomaco di questi, nell'intestino c'è, cioè anche c'è anche le feci, quindi è un miscuglio di organi, carne e feci. Vabbè, diciamo solo che fa schifo. Fermiamoci al fatto che fa schifo, non è... Cioè, diciamo non va bene, ma quello. Ma perché non hai corso? Potevi correre prima. È inutile di correre.
E poi poi tu eri qui e se ti trovavano. Bravo Bash, sei stato molto risoluto. Sì, sì. Ora forza, muoviamoci. Io rimango mezz'oretta lì a respirare, ad aspettare che o svengo. Si se calzone. Che lo schifo. Ora se lo deve leccare ora. Perché esatto. Tra l'altro, Bash, hai anche un po' freddo perché si è rannuvolato il tempo e quindi non c'è il sole, comincia a tirare anche un po' di vento freddo e io quindi mi non è... Allora Falco. Falco. Ho freddo. Mi potresti dare uno dei mantelli? Cammina che ti riscaldi, forza. Che figlio di puttana. Che sacco di merda che sei, Falco. Sei stato una merda. Cammina, non parlare sempre, cammina. Sei stato molto bravo. Non me ne frega delle, non me ne frega dei tuoi complimenti. Ho freddo. Cammina, dai. Ma scusa, Falco, dagli un mantello. Ne ho visto che ne hai due. Dammi un mantello. No, l'altro l'ho lasciato in locanda. Era tutto rotto. Sta dicendo una stronzata, Nico, sicuro. No, posso tirare? Io l'avevo appeso al fuoco. Poi quando lei mi ha detto che era cioè che manteneva la temperatura e così via, me lo sono infilato e quello l'ho lasciato lì, poi non l'ho ripreso più. Vabbè, però Bash non lo sa questo, cioè non sa che lui, cioè puoi anche pensare legittimamente che sta dicendo sciocchezze. Allora, siccome io penso che sta dicendo sciocchezze, lo attacco tipo Gollum che attacca Frodo per l'anello alle spalle e gli faccio dammi dal mantello, io mi giro, cioè, spostati, non lo te, non ne ho un altro, io rimango appeso, è l'unico mantello. è l'unico mantello adesso non ti chiamare a più sentieri di bruma ma l'unico mantello, esatto. La compagnia del mantello, sì. La compagnia del mantello. Bash, non ho un altro mantello. Bash, sì, che ce l'hai. Non ce l'ho. Allora dammi quello che hai. No, e lo scrollo, cioè lo faccio cadere. Ma è scimma. Io faccio come Gollum. Ce l'ho chiesto. Ce l'ho chiesto. Quindi niente, provo a buttarlo giù, cioè a non farlo. No, vabbè, non dovete manco tirare, lo tiri giù. Lui sta tutto schifo, cioè lo metti giù. E mentre cado a terra, io rotolandomi nella polvere mi riempio di terra, erbette che. No, che e soprattutto ti avvicini anche a quello che rimane dell'energumeno. Io da lì riesco, visto che ormai sono lì, depresso perché i miei compagni, dopo che li ho salvati, non mi cagano di strisce. Per la quarta volta in un mese, in una settimana che ci conosciamo. Sì. E nessuno mi paga, nessuno mi considera, nessuno mi aiuta. Sono un po' ma questo non è vero, a parte che non è vero. Io sono vabbè, lì. Comunque che fai? Con le budella del letto in là. Sì. E vedo qualcosa addosso in giro, qualsiasi cosa. Tira un percezione, o un indagare, come vuoi tu. Tanto ti tengo svantaggio perché sei infatti, indebolito. Infatti, ecco, vedo già un 12. 12. Ah, 12. Allora, c'era a fianco al cadavere, c'è una mazza ferrata parecchio arrugginita e parecchio grande, più grande di quello che sarebbe per un umano normale, però è veramente fa schifo. Poi le cose che noti sono la casacca logora del Lettin, degli stivali di cuoio un po' malandati e una cintura che aveva e che gli tiene, che sta per metà messa e metà no, perché metà del suo corpo è esploso. Però cioè, peccato che non trovi le mutande, perché secondo me le mutande di quello è un scusami. È anche un sacchettino che stava appeso a questa cintura, che però il sacchettino è tutto distrutto, mezzo aperto e che diciamo pende dalla cintura, mentre la cintura sembra completamente intatta.
Io voglio prendere due cose. La casacca logora. Ok. E me la metto che mi copre tutto, anche se è sporca. Puzza, ma è bella... Esatto, è bella, è gigantesca, esatto. Mi fa proprio sì. A cappotto due volte, da sciarpa, da tutto. Sì. Me la metto così. Diventa una palla di casacca. Con esatto, gli occhi. Mi escono solo gli occhietti. E con la manina che esce, prendo il sacchettino e me lo guardo. E intanto bestemmio Falco, che è proprio okay. Un pezzo di merda, faccio un bel sacchetto. E ci sono delle monete, e vedi delle monete dentro, che alcune sono anche a terra, perché ho detto, il sacchetto è tutto distrutto a differenza della cintura, quindi... sì, ci sono delle monete dentro, alcune d'argento, alcune di rame, poche d'oro, e a terra altre monete sparse qua e là. Mi intasco solo il sacchettino che raccolgo. Ok. E li raggiungo, ma rimango indietro perché sono offeso. Sono tre okay. Merde, rimango indietro, lascio che siano loro ad andare avanti, io li seguo, perché ormai dove cazzo vado da solo in mezzo okay. A niente. Ti puoi segnare 15 monete d'argento, 30 di rame e 4 oro. Una lauta ricompensa comunque. 30 di rame e 4 d'oro. Ucciderlo tra... Sì. Una bomba, c'è pure la rama. Ha usato tutto ora. Però ora sono coperto. Vabbè, voi vedete che comunque si è preso il sacchettino da vicino alla cintura... dell'energumeno, si è preso la casacca, se l'è mezza rotta, se l'è messa addosso, e il cadavere è lì fermo con un sacco di straccetti in giro, insomma cioè, si vede che c'è un bello spettacolo lì dentro. Sì. Abbastanza splatter. Beh, Massimo, penso che noi proseguiamo dritto, no? Verso, okay. Non lo so, se poi si fa buio, boh, non... Beh, sì, allora, se proseguite, adesso vi dico che il viaggio prosegue con le nuvole che sono ormai arrivate a coprire l'intero cielo, però alla fine riuscite a sbucare da questo territorio brullo e a passare con a est un enorme baratro. All'inizio voi lo vedete all'orizzonte solo come una linea nera, poi quando vi avvicinate più lo vedete enorme. Voi state passando sul confine ovest di questo baratro, che con la vostra mappa si vede anche, anzi ora la faccio vedere anche per chi è in live, e vedete che si allarga sempre di più verso est prima di richiudersi. Eccola qui, me la mostro. La faccio vedere anche live. Quindi voi siete a quello che nella mappa è chiamato Skull Gorge, che sarebbe il baratro del teschio, che è anche segnato sulla mappa. Quindi voi proseguite ancora più a nord, oltre il baratro, proseguendo tra le colline, che però diventano di nuovo verdeggianti, fino a che arrivate più o meno nella zona indicata nella mappa. Ed è quasi al tramonto che arrivate su quella che sulla mappa è chiamata la collina delle anime perdute. E vi trovate di fronte a un luogo avvolto da una quiete quasi soprannaturale, un luogo silenzioso. E cominciate anche a vedere che spuntano dalle erbacce, dai rovi, i resti di un antico edificio che portano un po' d'ombra agli ultimi raggi solari arancio. Tutto intorno è visibile il paesaggio, perché siete arrivati in cima a una collina e ci sono molti alberi che nascondono queste rovine, testimonianza di qualcosa che ormai è dimenticato. Infatti, come vi dicevo, la vegetazione ha reclamato quasi tutto il sito, però c'è ancora una parte di pavimento lastricato e colonne erette che guidano verso il cuore delle rovine. E questa è l'entrata delle rovine. E io direi che qui ci fermiamo per stasera, con questi ultimi raggi solari del tramonto
che arrivano a illuminare l'entrata alle rovine, e un incontro abbastanza particolare, due incontri abbastanza particolari in cui siete stati molto bravi. Intanto Bash, segnati un'ispirazione per come hai gestito la situazione con Lettin. Devo dire che siete stati molto molto bravi con gli indovinelli, e giusto per dirvelo, siete stati molto bravi perché la benedizione poteva essere di un D4, un D6 e un D8, volendo. Quindi, dai. Quindi ci sta, ci sta. E intanto grazie mille a Valdaris per essersi seduto in locanda. Grazie. Stiamo proprio chiudendo la sessione. Però grazie, potrete recuperare, diciamolo a tutti, potete recuperare tutti gli episodi di Bruma. Questo era l'episodio numero 11, ma potete recuperare tutti gli episodi su YouTube. Al momento abbiamo caricato fino all'episodio 9, giusto 9. Salvio? Sì, e nei prossimi giorni ci sarà anche sabato, il 10. Il sabato l'episodio 10, martedì prossimo questo qui. Questo qua, perfetto. Quindi grazie, ciao Valdaris. Quindi grazie di averci seguito a tutti. Vi ricordo di seguirci anche su Instagram, perché carichiamo e vi aggiorniamo su tutto quello che facciamo in locanda. Come al solito vi ricordo di recuperare anche i 4 chiacchiere, che sono stati molto interessanti, sia quello con Omar della Tana dell'Occhio, sia quello con Francesco Lancia di Radio DJ. Abbiamo parlato sia di Dungeon and DJ, sia un po' di teatro e improvvisazione. Quindi, insomma, tenete d'occhio la locanda. Grazie di averci seguito, grazie ai ragazzi per aver giocato anche stasera. Ci vediamo settimana prossima per l'episodio 12. Non ci resta che salutare tutti e dire lunghi giorni e piacevoli notti. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, progetto di ruolo. Ciao. Ciao.